io inviterei a venire a casa di nostra, di famiglie per noi normali, e vivere normali la normalità. Ci sarai te. No, abbiamo altre pazzie. Sono Claudia. Sono Silvia. Sono Barbara. Sono la mamma di Viola. Sono la mamma di Zoe. Sono la mamma di Romeo. Il coming out di mio figlio è stato una notte in macchina dopo che ero andata a recuperarlo da una festa. Il coming out di Viola è stato intorno ai 3 anni. Zoe, quando ha fatto il suo coming out, praticamente è stata una cosa in realtà molto semplice, molto, come dire, sciolta. Mi ha chiamato in cameretta, sono andata in cameretta e mi ha detto: "Mamma, io mi sento donna". E ha iniziato a dirmi: "Devo dirti qualcosa, devo dirti qualcosa". Quindi mi sono fermata con la macchina e gli ho chiesto: "Dimmi questa cosa". E lui mi ha detto: "Io ho deciso di iniziare un percorso per diventare un maschio". Eravamo in macchina col fratellino e a un certo punto, guardando verso fuori al finestrino, mi disse: "Mamma, ti devo dire una cosa, tu ti sei sbagliata quando sono nata e mi hai fatto uscire dalla tua pancia col pisellino, io volevo nascere femmina con la patatina". Al che io l'ho guardata, sono scoppiata subito a piangere, ma mi rendo conto ancora oggi che era un pianto totalmente liberatorio. Lì veramente il mio zaino non solo si è svuotato, ma si è riempito di vita. Oggi essere genitori di una persona trans in Italia è per me un valore aggiunto, nel senso che siamo genitori a tutti gli effetti, non ci sono per noi, nelle nostre case non ci sono etichette strane da dare, semplicemente ci mettono in difficoltà ad essere genitori di persone trans, perché altrimenti sarebbe normalità, sarebbe felicità e sarebbe, anzi, secondo me, valore aggiunto proprio perché ogni giorno, per quanto mi riguarda, Zoe mi insegna che cosa significa veramente voler essere se stessi. In questa Italia è difficile perché abbiamo dei paletti, come un giudizio che ci corre dietro, ma noi in realtà questo giudizio lo schiviamo perché non lo viviamo, non È un viviamo. problema che viene È un dall'esterno, che problema nasce loro, è un dall'esterno. problema di chi guarda, chi lo Esatto. vive in realtà è sereno. Romeo mi ha fatto scoprire un mondo nuovo, un mondo che non conoscevo, ma bellissimo, dove non lo so, si imparano tantissime cose su quello che può fare male agli altri, piuttosto che su quello che vuol dire rispetto per gli altri. Tante cose che io non valutavo quotidianamente, a cui non pensavo e che grazie a lui, ma anche grazie ai suoi amici, grazie a tutto quello che gli ruota intorno, mi ha aiutato ad aprire la mente e ad essere una persona migliore con tutti, non solo con le persone transgender o con le persone gay o a 360 gradi.